Ok, ce l'abbiamo fatta. Direi di sì. Vediamo di farci competire anche stasera. Ok. Illuminare un po' il piano di lavoro. Vediamo di condividerlo. Partiamo mettendo su qualcosa di sottofondo. Questo qua, adesso metterò un po' di pezzi in sottofondo e poi metto i link in descrizione. Questo è un demo cileno di primi anni 90, tipo grosso modo 92. Si chiama Scrotum Death. E il demo è Rito de Crucifixion. Se il gatto mi permette e non mi butta giù tutto. Anzi, quasi quasi metto sul link subito. Senti che assoli. Allora, mettiamo in condivisione sul diario che c'è più gente di là che qua. Questa volta mi sono fatto poi in realtà un po' di scaletta e non so se la seguirò anche nelle prossime, chiamiamole puntate o meno. Credo che farò una sorta di mini show radiofonico in diretta una volta a settimana. L'idea sarebbe quella di farlo il venerdì sera alle 10, più qualche puntata come quella di stasera, un po' a caso, magari per parlare di qualcosa di particolare oppure semplicemente un po' di tempo libero la sera, non ho voglia di fare altro e vado a pescare qualcosa, ma anche magari di vecchiotto oppure qualcosa di che non ho ancora sentito, che ho appena sentito nel pomeriggio. Qualcosina si salta fuori sempre. Allora, vediamo giusto se si collega qualcun altro, poi se no tra 2-3 minuti parto lo stesso. Tra l'altro di Scrotum Death c'è solo sto pezzo. Mettiamo su qualcos'altro. Io poi in realtà ho preso dei pezzi a caso, ma da mettere su oggi, ma mi sa che copre tipo un quarto d'ora, non di più. Erode dei giapponesi, grandissimo gruppo questi. Grandissimi. Peccato, senti come erano già massicci. Questo è il link. Questo ce l'ho anche, mi sa. Andare a scavare negli scatoloni non ne voglio. Ah,
Ah beh, qua c'è tutto il demo, con 14 minuti, almeno c'è un po' di sottofondo. Vabbè, ascolta l'inizio, poi vediamo se qualcuno vuole intervenire qua anche a puntata partita, ben volentieri. Allora, partiamo con un po' di news. Si vede ancora qualcosa? Mi sembra che sia fermo il video. No, ok. Perché si vedono le mie mani che si muovono, che non le sto muovendo? Vabbè. Va bene. Dicevo, partiamo con un po' di news. Io ho smesso completamente di parlare di news sulla fanzine e anche sul sito web ormai 20 anni fa, più o meno, quando internet è diventato di pubblico usufrutto, perché secondo me chi vuole essere informato sulle news si va a scrivere direttamente al newsletter dell'etichetta. Adesso, poi, il giorno d'oggi ci sono aggregatori, ci sono mille modi, per Facebook uno per primi, uno dei primi, ci sono mille modi, diciamo, per tenersi informato sulle news. Dal 2000 in poi non è che avesse un gran significato fare soprattutto un cartaceo che magari diventava vecchio nell'arco di un mese. Poi, fa parentesi, far uscire una fanzine significa farne uscire una all'anno, se va bene, ma non che nel senso mettere delle novità. A meno che non fai il newsletter, una cosa un po' meno impegnativa, magari far uscire una volta ogni 2-3 mesi, ma quello è un altro conto. Dicevo, invece, secondo me, se si fanno delle dirette streaming come questa, un discorso di news si potrebbero anche fare. Qua me ne sono scritte qualcuna, poi se qualcuno interessa ne può andare ad approfondire. Sta per uscire su Nuclear Blast il primo full da dopo mille anni dei Possessed. È uscito un singolo che si chiama Abandoned, che uscirà su Flexi per quella carta d'accesso che si chiama, o meglio, è uscito già in versione digitale, poi uscirà in versione Flexi su quella carta d'accesso che è Decibel. Chi vuole se lo vada a pigliare, alla fine sono sempre Possessed, quindi la spesa non lo so, non credo che la farò, però posso capire chi lo vuol fare. È un pezzo che è stato registrato un paio di anni fa, pare che sia rimasto nel computer di Becerra per 2 anni, poi ha deciso di registrarlo, farlo uscire come, diciamo, advance per l'LP che dovrà uscire per Nuclear Blast a breve. Il pezzo non è male, è ovviamente thrash metal classico anni 80, forse meno death metal di quello che era Seven Churches, ma poi sappiamo che Possessed sono stato un gruppo che hanno avuto una declinazione di suoni nel corso degli anni che l'hanno un po' portati lontani dal putridume assurdo che era Seven Churches, che era il primo disco. Poi vabbè, lì c'è stato il discorso di Torrao, insomma. Non approfondiamo, comunque, diciamo, la news è questa: Possessed nuovo album a breve su Nuclear Blast, pezzo in flex, il pezzo da ascoltare su quella merda che è Decibel. Il 7 settembre esce, quindi siamo ormai a luglio, quindi un paio di mesi, poco più di 2 mesi, esce il nuovo Monstrosity. Il pezzo all'inizio non mi aveva entusiasmato particolarmente, poi dopo qualche ascolto, sono quei gruppi che pian piano ti entrano nel circolo, un po' come aveva fatto Gateway dei Morbid Angel. È un suono un po' ultra massiccio, ultra tecnico, c'è tanta roba dentro, va un pochino sviscerato ma un pochino digerito. Non è male, non ricorda molto i Monstrosity dei primi 2 dischi, però è roba solida che secondo me vale la pena seguire. Esce sempre come nuovi album, pare che esca il nuovo Arschgoth, il cui titolo è The Luciferian Crown o qualcosa del genere.
gli ascolti sono, secondo me, va digerito, secondo me. Non sono loro, ecco, non sono loro. Però alla fine dei conti Monstrosity, anche in Dark Purity, non aveva molto in relazione con i primi due dischi. Ma poi sì, anche dei side, infatti dopo ne parlo brevemente per quello che si può dire, ecco. No, chiudendo il discorso Arch Gold, forse sono, non vorrei sbilanciarmi e dire il miglior gruppo black metal in giro adesso, il giorno d'oggi, ma secondo me sicuramente nei primi 5. Solita copertina di Moyen, solito layout fatto dalla Contamination, gran disco, cioè quello che si è potuto sentire fino adesso è pazzesco. Fa voce un po' ostile ad Emily, ci ricorda anche con questa sorta di gorgoglio liquido tipico dell'altro gruppo finlandese, lontano da death metal. È scolastico, ma minchia, anche il secondo disco, che cioè è un bel disco Millennium, però cazzo, le uova, cioè sembra il layout sembra fatto dal tipo della prova del cuoco, cioè ci manca Bigazzi nella copertina di Millennium tra le uova di marmo, non lo so, vabbè, sì è sicuramente molto scolastico, è vero. Nuovo Dayside si chiamerà Overtures of Blasphemy, esce il 14 settembre. Io dei Dayside non ho, come dire, non posso dire di avere un rapporto di culto, non riesco a considerarli un gruppo che abbia mantenuto, cioè, a parte alcune cadute terrificanti nel corso della loro storia, e a parte aver fatto quello che secondo me è uno dei più grandi dischi death metal di tutti i tempi, che Legion, poi dopo, voglio dire, hanno fatto degli alti bassi, ho fatto un report completo che ha sviscerato un po' tutta la discografia del gruppo sulla webzine, chi se lo vuole andare a vedere, quello più o meno sono le opinioni che ho sui dei side. Non lo comprerò sicuramente, perché non mi sembra che siano gruppi che vanno, non dico non supportati, però non mi sembra che se uno ha 15 euro che gli balla in tasca non dovrebbe comprare un disco di Dayside, secondo me, piuttosto ascoltatelo in streaming su YouTube o scaricalo in lossless da qualche parte. Allora, altro gruppo un pochino invece più, come dire, un po' più controverso, esce per no, parliamone dopo, parliamo prima questa cosa qua veloce. Horror Pain Gordath Production fa uscire un album, uno split dei Mentors, che manco sapevo fossero ancora al mondo, però mi hanno fatto divertire tantissimo tanti anni fa, quando ero ancora monello, e mi sa che non so se me lo compro, però se si prende bargain lo prendo molto volentieri. Uno split con gli Elbow Deep, che però non conosco, un gruppo di Chicago, non so che siano. Dicevo, tornando al discorso prima, il gruppo controverso sono sti cazzi di Siege of Power, che è il nuovo gruppo di Chris Reifert, che ha fatto sto gruppo con gli Asphyx, con dei membri degli Asphyx e vabbè, un altro olandese mi sembra. Uno dice Asphyx più Autopsy deve essere la roba più mostruosa che abbia camminato sulla terra, invece il disco non sembra che sia proprio tutta sta roba. Bisogna dire che hanno detto che è il pezzo più lento, quindi stiamo un po' a vedere cosa succede. Io lo prendo a scatola chiusa, perché per me tutto quello che toccano Reifert, Corrales e Cutler lo prendo senza neanche domandarmi che genere è, anche se adesso c'è un cazzo di gruppo che fa un rock classico, via tutto. Prendo scatola chiusa, poi ognuno deve avere una propria feticcio nella propria vita, per me sono loro, quindi dimmi con luce rosa. Il 6 luglio, cioè a brevissimo, esce il nuovo disco di Burial Invocation, questo gruppo qua turco
che era un po' di tempo che non si vedeva Pa, mi sembra che sia proprio anche addirittura per un periodo sono rimasti sospesi, proprio si siano sciolti. Comunque hanno fatto come ultima cosa abbiamo fatto uno split con gli Anatomia, poi dopo non si è sentito più un cazzo e pare che adesso fanno uscire sto discone, ormai sono diversi mesi che gira sta copertina fatta da Seagrave, che è una cosa immane, sembra proprio un Seagrave così in forma, non lo vedevo veramente da tantissimo, dagli anni 90, sembra una copertina uscita nel periodo d'oro, primi 90, ecco, copertina incredibile, il gruppo è straordinario. Il disco si dovrebbe chiamare Abiogenesis, c'è poco da dire, da risendere sbaglia pochi, e questo in particolare uno, secondo me. Ecco, se. Ecco, mi si è. Arrivo. Beh, sei te che devi essere bravo a promuoverlo. Poi sai che io sono bravissimo in queste cose, non ti dico cosa c'è ancora in distro, secondo me c'è della roba del 97 in distro. Esatto. Vendi l'80, ci fai uno scarabocchio sopra Pennarello, dici che hai firmato il gruppo, dici che uno di loro è morto, basta, c'è già posto. Dunque, dove che erano arrivati? Ah, l'ultima cosa, c'è questo gruppo qua, se non spiego neanche se mettere sta news, però questi gruppi qua è un gruppo californiano che si chiama Drug Car. Hanno un pezzo nuovo in streaming. La cosa interessante è che insomma questa EP che deve uscire si chiama The Endless Howling Abyss. E uscirà in formato digitale tramite la Cranio Negro Records, ripeto Cranio Negro Records, in 500 copie, etichetta messicana, esce in cassetta su Nameless Graves, 75 copie, bla bla bla. Niente di particolare, per il gruppo non è male, ascoltatelo perché secondo me ne vale un po' la pena. Finita carrellata di news veloce, se qualcuno ha qualcosa da dirmi che secondo voi potrebbe essere interessante, la metto nelle news di venerdì prossimo quando facciamo le puntatine regolare. Poi adesso vi metterò anche qualche bel nome interessante per la diretta radio, per la rubrica. E vediamo. Partiamo da questi, che so che faranno cagare a praticamente tutti, però io ne parlo lo stesso. Questo gruppo qua, i Melanocetus Arrai, in pratica è un pesce che è una specie di luccio mostruoso, sono riuscito a trovare la traduzione italiana, è una specie di comunque sì, di luccio, di pesce di profondità. Cassetta uscita nel 2016, è un gruppo noise, grind noise, però diciamo lo classificherei come gruppo noise sperimentale, uno di quei gruppi che non va a finire nei box di legno delle etichette crust, ha più diciamo una sua dignità in quanto gruppo noise. Hanno fatto solo cassette CDR, hanno fatto uscire un 7 pollici qualche tempo fa nel 2009 con un gruppo malese che si chiama Psychotic Sufferance. Quello è un 7 pollici interessante, quello l'ho preso sul tempo e mi era anche piaciuto. Difatti poi dopo che ho trovato questa cassettina qua in una distro qualche settimana fa me la sono pigliata perché è interessante. È un gruppo greco. Ed è uno dei mille side project di questo Dimitris, che sono anche in altri gruppi forse un pelino più famosi come Terrorismo Musical e Noise Apes. È roba marcia, è piena, soffocante, piena di fischi, rumori, cose del genere. Deve piacere chi ama un po' anche il rumorismo anni 90, quella roba tipo Napalm, gruppi di questo tipo. Chi piace sta roba se la vado ad ascoltare perché è un gruppo interessante, uscito per la Septica Rome of Reeking Flesh, sempre etichetta greca.
C'è anche caso, ma questo non lo so, che ci sia qualcuno del gruppo dentro, perché tutte le uscite di questo gruppo qua le ha fatto uscire la Source. È interessante, apriamo un attimo, la cassetta è proprinted, la stampa della custodia, sì, o meglio del libretto, sembra una cosa fatta in maniera amatoriale, invece, ma la cassettina è proprinted. Dicevo, sono le solite limitazioni di 100 copie, roba del genere. Sempre della Source, e poi chiudo questo gruppo. In realtà, questo è uno split tra un gruppo di Re Rivera e il gruppo di Peccari, che non so se posso chiamarlo ancora Steve Peccari perché ha cambiato gender qualche mese fa e quindi non so come la. Sì, esatto, è appena uscito una cosa con Sick Fucking Shit, sì. E questa roba in realtà sempre noise, ma è più decisamente più elettronica. Felatrix Morg non sono per niente male. Gruppo, dicevo, di Ray Rivera, che è un tizio che chi vuole che chi vuole andarsi a vedere è un tizio come. In realtà in questo genere succede spesso, c'è cioè un solito uno o due persone che fanno 780 gruppi e ogni tanto vanno a splittare con dei gruppi che fanno la singola release. E in questo caso tutti e due i gruppi sono gruppi di personaggi, di questi personaggi ultra prolifici. La parte Fellatrix Morgue non è particolarmente interessante, secondo me è roba abbastanza tradizionale, un po' più, diciamo, un po' più elettronica rispetto al noise della cassetta che abbiamo sentito prima. Invece la parte di Reclusa spacca il culo, perché Vomitoma, alla fine Steve Vomitoma, o Steve Peccari, o come si fa chiamare adesso, mi sembra Gen qualcosa, e ci sa fare questa roba qua, cioè roba ultra doom pesantissima, che ricorda un casino i Buried del periodo elettronico, diciamo quando aveva lasciato il metal, si era buttato su questa roba qua più ambienteggiante. Sì, roba, diciamo, un misto tra un doom lentissimo, veramente, forse si può anche chiamare drone, e roba marcissima la Buried. Questa è una roba interessante, secondo me questi recluse vanno sentiti. Parliamo di. Ecco, qua vorrei aprire quella che era una rubrica che avevo tempo fa sulla webzine, in realtà, di parlare una volta ogni tanto di quelle che io considero le chiamavo mic pick, ovvero le scelte in mezzo al catalogo di roba che secondo me va assolutamente avuta. E questo è secondo me, uno dei grandi capolavori degli ultimi anni. Questo adesso è incelofanato perché ne avevo due copie, una lo sono riuscito a dare via e l'altra me la sono tenuta finché non lo riapro, lo tengo così. Uscito per Invictus nel 2016, mi sembra. È un gruppo a cui mi sembra anche piaciuto proporre, sì, mi sembra anche piaciuto proporre magari una versione vinile, se non ce l'aveva, ma se non ci avrebbe già pensato Invictus sicuramente. Però il cantante bassista è morto a 27 anni e da allora, diciamo, si è portato dietro un po' il gruppo, per una questione anche di rispetto, vuole lasciare che la roba composta da lui non sia più toccata. E no, è roba, come dire. Questo è proprio il death metal, a mio avviso. Io non sono un grande amante del death metal, quello molto. Cioè, ho detto avrebbe? No, dimmi che non ho detto avrebbe. Ho detto avrebbe. Mi perso il filo. Dicevo, questa qua è roba. Io non sono un grande amante del death metal, dove la parte metal è un po' di. Diciamo, è predominante, no? Quei gruppi,
molto con quello shredding continuo di chitarra, eccetera, eccetera. A me quella roba lì fa anche abbastanza girare i coglioni. Poi so che tra i visitatori di oggi c'è qualcuno che invece ama proprio questa cosa qua. A me del metal in per sé frega abbastanza un cazzo. Questo invece è death metal, porca puttana, come si deve. Questa è proprio roba alla Necrovore, alla Slaughterlord, che poi vabbè, poi sono un po' l'impronta che aveva dato Invictus anche all'inizio. Poi ogni tanto anche lui devia un po', però questo è veramente un capolavoro mostruoso. Cioè, non è possibile, secondo me, non avere questa cassetta qua, perché chi ha ancora lettore di cassette non si può permettere di non avercela. Poi non so se è uscita anche in altri formati, probabilmente no, forse è uscita solo in cassetta. Questo, beh, non ci ho guardato. Tre di loro, cioè quelli almeno vivi, si sono messi su questo gruppo Slut Vomit, che non è male, però c'è quella voce del cazzo che è stata un po' sdoganata dalle headbangers e dai gruppi di headbangers, no? Con le vocine, la Cranium, la Witchery, quei gruppi del cazzo, thrash death metal, thrash metal, come vogliamo chiamarli, ma tutti uguali tra di loro, tutte queste vocine stridule del cazzo, sinceramente non è che mi fanno molto impazzire. Però il gruppo in realtà è buono, la voce lofi, ma musicalmente sti Slut Vomit non sono ok. Però qua, diciamo, qua siamo su tutt'altra scala. Assolutamente immancabile questo davvero. Se c'è proprio una sola cosa della roba che sto per tirare fuori, che secondo me va presa, è questa. Non so ancora quante ce ne siano in giro, ma non credo che abbia raggiunto dei prezzi stellari, sinceramente. Questo è proprio una cosa indispensabile. Gruppo mostruoso. Se piacciono i primi Morbid Angel, i primi tre album, ma fare pure del primo album e basta. Oppure, diciamo, pure dei primi demo e basta. Se piace quella roba lì, questo è immancabile, mostruoso. Allora, ho preso un CD totalmente a caso dalla scaffalatura, e sarà da pranzo, e mi è saltata fuori sta roba qua, che è una roba insomma. Allora, Uncreation, gruppo spagnolo di Albacete, credo che si pronuncia così, adesso poi il mio spagnolo è zero. La prima roba che era uscita, adesso poi mi sono dimenticato, volevo tirarlo fuori. Hanno fatto un 3 pollici prima, e più un'altra cosa ancora prima, che però non ho mai visto, un 7 pollici mi sembra. Sì, insomma. Allora, il logo è la cosa più bella, secondo me, che ha questo disco. Poi aveva questa cosa interessante, che questa Black Dragon Records aveva copiato completamente il layout dalle uscite della Repulse. Per cui c'era proprio anche la scritta in grassetto qua di fianco, il box, no? Con esattamente lo stesso font, in ogni. Vabbè, font, non è che sia poi particolarmente raro, però questo è un font proprio specifico che usava la Repulse qua, o che hanno usato, o che hanno chiesto a Dave Rotten di fargli il layout e di farlo identico alle sue uscite, oppure o che hanno usato magari il layout già fatto, poi hanno cambiato solo la scritta dell'etichetta. Però l'etichetta della stessa città del gruppo, quindi a mio avviso non potrebbe anche essere l'etichetta del gruppo stesso, ecco, come succede. Mi succedeva spesso. L'inglese è allucinante, un English Eat Up. Il primo pezzo si chiama Eat Up My Ass. Vabbè, Pepa Nero alla pittura fresca. I Wanna Play With The Orient Race è l'unico pezzo che ha un senso. Snuff trattino Movies, boh, cosa meravigliosa. Ma quello che secondo me va visto assolutamente è l'outfit di sti qui, perché vediamo se riesco, perché c'è il treppiede tra i coglioni. Perché è meraviglioso. C'è uno vestito come Valdo, quello delle barzellette. No, cioè, sembra venuto fuori da un cartone animato. C'è dentro. Aspetta, perché c'è anche. A parte le stronzate della distro che ti mettevano dentro. Ah, sì, foto strecciata.
Senza motivo, no, vabbè, la copertina del tipo dentro è meravigliosa. Cioè, guarda come è vestito. Di fianco c'è uno che sembra Renzi. Sembra Renzi da giovane quando andava negli scout. Sto qui con la tutina dell'Adidas. Ah no, è dell'Adidas perché... Ah, ho capito adesso. Non era il Korn che aveva fatto il pezzo Adidas. Poi mi sembra, però non so. Vabbè. Poi c'è qua, aspetta, uno che... Non voglio vederlo da vicino perché... Ma questo sembra quasi normale, dai. Vabbè, a parte le mille toppe addosso, quello è... Nel campo è bellissimo, però qua è la cosa meravigliosa, voglio rifare di nuovo, notare che in tutte le foto c'è sta maglietta Lavaldo che è fantastica. Beh, beh, beh. Poi vai su Cerenzi, qui. Fran. Ma quanti gruppi? Sono sicuro che tutta sta gente qua è venuta a vederlo loro. Oh, dal punto di vista musicale non è che ci sia molto da dire, erano un gruppo Brutal Dead di quelli traditional. Io poi non so per quale motivo non riesco a odiare i gruppi average, i cosiddetti average death metal band, come li chiamava la webzine, come si chiamava, Metal Inquisition. È un tipico average black death metal band, vocione gutturale, tempi slam, riff assolutamente non memorabili. La cosa bella è che mi sembra che non la Severed, che è stata la Severed che ha fatto uscire la raccolta. Sì, è stata la Severed che aveva fatto uscire una raccolta nel 2011 con tutto. La cosa bella è che sti qua si sono sciolti e hanno messo su un gruppo che si chiama Empalmer con la P. Una cosa, adesso io voglio sperare che sia, cioè se è un typo nel nome del gruppo è la cosa più bella che cioè assolutamente immancabile, quindi bisogna andare a cercare. Si erano formati, tra l'altro la cosa bella è che sto qua era un cazzo di gruppo, tra l'altro sto qua era un cazzo di gruppo che era uscito, ma era un gruppo vecchio, no? All'inizio nel 1991 hanno fatto anche un demo, si chiamavano Worms Grocery, che vabbè, il nome fa abbastanza cagare, però... Alla fine Uncreation uno se lo poteva anche, se lo poteva anche svangare, invece niente, insomma, un gruppo mediocre che va tenuto secondo me solo per la copertina dietro, che c'è cioè, in confronto i Suffocation di Effigy of the Forgotten erano il catalogo di John Ford, ecco, bellissimo. Dunque, di cosa posso parlare dopo? Ah sì, aspetta, questo ce l'ho. Allora, parliamo di un gruppo che ha fatto uscire un disco. E quindi, proprio pochissimi giorni fa, è uscito il nuovo degli Eschaton. Allora,